Buongiorno a tutti. Riprendiamo l'attività seminariale che abbiamo già avviato, seppur con diversa modalità ed in presenza inizialmente, relativa al tasso di errore e alla modalità di compilazione delle cosiddette checklist relative appunto ai controlli concernenti procedure di affidamento di appalti pubblici, beneficiari di fondi comunitari cofinanziati anche da altre amministrazioni pubbliche. E cerchiamo di analizzare quei profili che sono rimasti diciamo così, inevasi sino adesso, che erano oggetto appunto di questa programmazione. Va innanzitutto però diciamo così, apprezzato lo sforzo che sia la Regione Campania sia la società in-house Sviluppo Campania ha inteso profondere proprio per cercare di garantire la continuità di questo percorso formativo, per evitare che anche le attività inizialmente svolte non restassero poi lettera morta o comunque restassero sospese relativamente agli argomenti ancora da trattare. Per cui abbiamo immaginato di programmare queste nuove attività, questi nuovi seminari, attraverso questi moduli di lezioni a distanza e video registrate, suddividendoli per ogni giornata a loro volta in tre moduli. E quindi noi, per quanto riguarda il terzo ciclo, che deve essere completato e che deve essere svolto relativamente alle tematiche che abbiamo già programmato, noi ci occuperemo oggi, in questa prima video lezione, dell'annullamento dell'interpretazione degli atti di gara, del soccorso istruttorio e del principio di tassatività delle ipotesi di esclusione. Seguirà un secondo incontro, sempre in video lezione, relativo al seggio di gara e alla commissione di gara, e poi un terzo seminario, sempre video registrato, che riguarda le modalità di scelta del contraente, cioè le forme di celebrazione della gara e tutte le problematiche che attengono alla valutazione delle offerte. Poi ci sarà un'ulteriore programmazione relativa al quarto ciclo e quindi alla quarta edizione, sempre articolato in tre video lezioni, però auspicando almeno una giornata conclusiva che possa rivederci in presenza e quindi garantire poi in quella fase anche una puntualizzazione delle tematiche già avviate, tenendo conto poi di novelle e novità normative giurisprudenziali che, nonostante questo periodo emergenziale, comunque si sono avute e si sono registrate e che andrebbero approfondite e segnalate. Primo tema, tassatività delle ipotesi di esclusione e soccorso istruttore. Ebbene, per quanto riguarda questa problematica, costituisce sicuramente questo uno degli istituti più innovativi del nuovo codice dei contratti pubblici, anche se non si tratta di una novità adesso riferita, perché almeno per quanto riguarda la precedente codificazione, seppur con una novella successiva, principi del genere sono stati già introdotti. Che cosa si intende per tassatività e per soccorso istruttore? Tassatività delle ipotesi di esclusione e soccorso istruttore. Si intende una lettura meno formale della documentazione di gara e degli atti di gara e soprattutto, relativamente alla verifica dei requisiti, una valutazione teleologica sostanziale piuttosto che meramente formale. In altri termini, mentre in relazione alla gestione tradizionale delle gare noi abbiamo avuto quasi sempre l'esasperazione di un criterio letterale, oggi, alla luce di questi principi, una serie di adempimenti, di problematiche, di criticità devono essere letti con modalità o in ottica diversa. Nella iniziale codificazione, sì, ormai è consolidato il principio in virtù del quale, qualora il bando di gara imponesse una determinata formalità a pena di esclusione o avesse imposto una formalità a pena di esclusione, si pensi per esempio alla sigillatura dei plichi con cera lacca, oppure alla presentazione di un'istanza con predisposta alla stazione appaltante secondo le modalità indicate negli atti di gara, o all'allegazione di una dichiarazione di per sé già presente agli atti di gara con altra modalità. Ma laddove questa clausola fosse stata prevista in modo chiaro, in modo puntuale, non fosse equivoca nella sua formulazione e fosse per lo più sanzionata con l'esclusione in caso di mancata ottemperanza, la commissione di gara non aveva il seggio di gara, non aveva discrezionalità e quindi era tenuta a disporre l'esclusione laddove nel celebrare le operazioni di gara si fosse trovata in presenza di una documentazione non conforme a quanto prescritto. In altre parole, si stabiliva una sorta di doppio vincolo relativamente all'interpretazione degli atti di gara,
un vincolo riguardante gli operatori che erano tenuti ad applicare pedissequamente le clausole ivi sancite ed un vincolo per la stazione appaltante che in presenza di clausole chiare doveva applicare letteralmente senza alcuna facoltà di disapplicarle appunto oppure di non tenerne conto anche laddove per mera ipotesi l'obiettivo perseguito per esempio l'integrità del plico fosse stato raggiunto con modalità diversa rispetto alla prescrizione del bando, cioè il plico era chiuso, sigillato con lo scotch insomma, e non con la ceralacca, ma siccome il bando prevedeva la sigillatura con ceralacca appena di esclusione non vi era discrezionalità e quindi l'esclusione era doverosa e conseguenziale. Questo, oltre a costituire una sanzione forse eccessiva per l'operatore economico che, per quanto diciamo così, era stato superficiale ma non aveva alterato i principi della gara, costituiva anche un pregiudizio per la stazione appaltante, perché meri errori formali, sotto certi aspetti anche irrilevanti e insignificanti, comportavano una riduzione della platea dei concorrenti e così facendo si minava proprio l'interesse pubblico non solo al favor partecipazionis, ma anche e soprattutto sotteso in un ventaglio maggiore di soggetti tra cui selezionare quello migliore, cioè riducendosi i concorrenti si riducevano anche eventualmente le possibilità di trovare un'offerta migliore perché si andava a valutare soltanto quelle altre restanti e non è detto che poi erano sicuramente le più significative soltanto perché erano le più corrette sotto il profilo formale. La gara diventava così anche una caccia all'errore, per cui i contenziosi o tutte le attività di analisi della documentazione di gara non si riversavano sul possesso dei requisiti o sulla qualità delle offerte, ma erano prevalentemente riguardanti gli eventuali errori formali o nella redazione degli atti, per cui la mancanza di una firma in più o un timbro in più rispetto a quello prescritto, per quanto superfluo e inutile, perché casomai non vi era dubbio della provenienza dell'offerta, comunque comportava l'esclusione. Questo era oggetto di molti contrasti giurisprudenziali, fin tanto che il legislatore, già nel precedente codice, seppur nella fase finale, e ad oggi con l'articolo 83,8, ultimo periodo del decreto legislativo 50 del 2016, non ha previsto che laddove vengono indicate delle condizioni di partecipazione ultronee rispetto a quelle che la legge prevede, e quindi non necessarie o non rispondenti a alcuna finalità, l'eventuale clausola eccessiva, sproporzionata, se vogliamo, contrastante con il principio della tassatività delle ipotesi di esclusione, è da ritenersi nulla. Due elementi vanno sottolineati. Le cause di esclusione devono essere previste da una legge, e quindi sia dal codice che eventualmente da altre leggi di settore, si pensa per esempio all'autocertificazione, DPR 445 del 2000, che prevede che l'autocertificazione deve essere sottoscritta a pena di inesistenza della stessa, o comunque per esempio le previsioni del codice che prevedono che il contratto di avvalimento deve essere con un contenuto oggettivo specifico a pena di nullità o inammissibilità dello stesso, cioè le cause, oppure pensiamo ai requisiti di carattere morale, l'articolo 80 su cui ci siamo soffermati nel precedente ciclo seminariale, cioè la mancanza di condanne definitive per reati indicate nell'articolo 80,1 del codice, la mancanza di condanne inibitorie antimafia, la mancanza della regolarità contributiva e fiscale, cioè tutte queste circostanze che comportano l'esclusione dell'operatore economico previste per legge comportano inevitabilmente da un lato la necessità da parte dell'operatore economico di soddisfare il requisito e quindi l'impossibilità di partecipare ove il requisito non sia presente, dall'altro l'obbligo dell'amministrazione di disporre l'esclusione laddove vada ad accertare l'assenza di questo requisito. Al contempo, laddove il requisito dovesse invece essere previsto ma non trovare suffragio in una norma, pensiamo per esempio a un'amministrazione che prescriva l'esibizione in originale del casellario giudiziale appena di esclusione oppure l'utilizzo di una modulistica da essa predisposta appena di esclusione, inibendo l'operatore economico di produrre la stessa domanda o la stessa dichiarazione di partecipazione con moduli diversi seppur aventi lo stesso contenuto, allora queste clausole che oltre a non trovare un suffragio normativo, cioè nessuna norma le consente, le prevede e le impone a pena di esclusione, ma soprattutto non rispondenti ad alcun interesse pubblico, visto che di fatto l'importante è raggiungere l'obiettivo piuttosto che la modalità con cui lo si raggiunga, queste clausole sono sanzionate e sono affette da nullità. La nullità perché è anche essa rilevante e importante e può essere un fattore rilevante in sede di controllo a emergere queste circostanze. La nullità fa sì che se il bando, la lettera d'invito, il disciplinare, il capitolato dovesse aver previsto questa modalità
Per esempio, il bando dovesse aver prescritto che l'operatore economico, nel partecipare a gara, a pena di esclusione, avrebbe dovuto autenticare il documento di conoscimento, sottoscrivere il documento di conoscimento. Una volta accertata che questa clausola non trova suffragio normativo e contrasta quindi con il principio di tassatività delle ipotesi di esclusione, il seggio di gara non è tenuto a rimettere gli atti all'amministrazione per chiedere l'annullamento o sapere come procedere, ma può disporre la disapplicazione di questa clausola, cioè la sanzione di nullità fa sì che si possa procedere anche senza aver eliminato o espunto quella clausola dagli atti di gara. Tutto questo semplifica l'attività dell'amministrazione e fa sì che in sede di controllo il controllore si possa trovare di fronte a questa fattispecie: una ammissione a gara disposta in presenza di in presenza di una formalità non ottemperata prevista dagli atti di gara. Cioè, nell'esercitare il controllo io potrei verificare che il bando prescriveva una serie di adempimenti appena di esclusione, che l'operatore economico non li ha ottemperati tutti, ciononostante è stato ammesso. Ma è stato ammesso perché probabilmente o eventualmente, perché potrebbe essere anche diversa la ragione, quell'ipotesi di esclusione è stata interpretata come eccessivo, ultroneo o non rilevante dalla Commissione, in quanto contrastante con il principio di tassatività delle ipotesi di esclusione. Certo, questo imporrebbe almeno un profilo motivazionale negli atti di gara, però a prescindere dal profilo motivazionale, diciamo che la giurisprudenza non conduce a ritenere illegittima la disapplicazione se non è motivata. L'importante è che emerga chiaramente che si tratta di una clausola ultronea, eccessiva o non rilevante. Pensiamo per esempio all'ipotesi in cui l'operatore economico, il bando prescriva più dichiarazioni da delegare agli atti di gara, alle istanze di partecipazione, e in alcuni casi dichiarazioni vertenti sullo stesso profilo. Per esempio, il concorrente, l'amministratore, deve dichiarare l'assenza di cause di esclusione in capo a sé e relative all'impresa che da esso rappresentata. E poi lo stesso bando, lo stesso disciplinare, prevede un'altra dichiarazione relativa soltanto all'ipotesi di esclusione relativa all'azienda, ma in questo caso sarebbero due dichiarazioni che si sovrappongono, in parte sono ripetitive, con la conseguenza che se il concorrente dovesse partecipare predisponendone solo una ma omnicomprensiva ed esaustiva, non vi sarebbe possibilità di esclusione, e quindi io potrei, nel fare il controllo, non trovare la seconda dichiarazione, ma non trovarla, non sarebbe stato sanzionato la mancata produzione, proprio in virtù di quello che abbiamo detto prima, cioè della tassatività delle ipotesi di esclusione. Come approdo ermeneutico successivo al principio di tassatività delle ipotesi di esclusione, abbiamo nel nostro ordinamento la previsione del cosiddetto soccorso istruttorio. In verità, questo principio, relativamente al nostro ordinamento pubblicistico, era già rinvenibile legge sul procedimento amministrativo, cioè l'articolo 6 della legge 241 del 90 già contemplava la possibilità, in presenza di una dichiarazione carente presentata dal privato, la possibilità di sanarla successivamente su invito del responsabile del procedimento. Nelle procedure competitive selettive, nelle cosiddette anche gare d'appalto, il principio difficilmente trovava applicazione e previsione, perché in mancanza di un'espressa previsione normativa ciò poteva costituire un elemento di indubbio vantaggio per un operatore economico a discapito di chi invece era stato più diligente nel produrre la documentazione prevista dagli atti di gara. È per questo che è stata necessaria una previsione normativa espressa già dal precedente codice. Con la nuova codificazione si è contemplata la possibilità da parte del responsabile del procedimento, quindi il RUP o della commissione di gara laddove istituita, di disporre, in presenza di una dichiarazione seppur esibita agli atti ma carente sotto il profilo formale, perché per esempio pensiamo all'ipotesi di una dichiarazione priva di un documento di riconoscimento oppure incompleta perché l'operatore economico rispetto a tutti i motivi di esclusione ne avesse dichiarato alcuni la prevalenza e ne avesse dimenticato qualcuno, allora per queste fattispecie l'operatore economico poteva avvalersi di questo invito ad integrare, previa assegnazione di un termine all'uopo da assegnare, e nella versione iniziale previo pagamento anche di una sanzione, di una sorta di sanzione amministrativa nei limiti edittali ivi previsti. Con il nuovo codice viene eliminato e spunto l'effetto sanzionatorio, cioè viene eliminato l'obbligo di pagare questa sanzione, in verità col decreto correttivo del 2017, e viene ribadita la possibilità, sempre su spinta e matrice comunitaria, di sanare la documentazione esibita carente sotto il profilo meramente formale, purché nel termine all'uopo assegnato da parte dell'amministrazione procedente. Quindi che cosa potrebbe essere
è successo e cosa noi possiamo rinvenire nel controllare gli atti di gara. Possiamo rinvenire l'integrazione postuma della documentazione da opera di un concorrente su espresso invito del seggio di gara, purché questa integrazione rispetti il dato temporale all'uopo assegnato, cioè il termine assegnato, che è un termine perentorio, e purché sia esaustivo, nel senso che non è possibile poi un doppio soccorso istruttorio, come alcuni orientamenti giurisprudenziali definiscono una doppia finestra di sanatorio. Però il dato da evidenziare è che il soccorso istruttorio è ammissibile nei limiti in cui va a comprovare un requisito già preesistente e quindi non un requisito che sia stato acquisito dopo la scadenza del termine di partecipazione a gara. Quindi deve essere un requisito preesistente, deve essere un requisito già comprovato, comprovabile in capo all'operatore economico e soprattutto non può riguardare l'offerta né quella tecnica né quella economica. Con la conseguenza che se per esempio richiesta di integrazione l'operatore economico, a seguito della richiesta di integrazione l'operatore economico dovesse esibire una documentazione da cui vada ad emergere che ha sanato successivamente la sua irregolarità contributiva o che successivamente ha acquisito per esempio il fatturato che inizialmente non ha dichiarato ma perché non possedeva, in questo caso il soccorso istruttore non potrebbe essere uno strumento per far mantenere in gara o restare in gara l'operatore economico. Quindi ribadiamo, il soccorso istruttorio è l'istituto attraverso il quale l'operatore economico già in possesso di un requisito richiesto agli atti di gara l'abbia malamente dichiarato, abbia omesso di dichiararlo. In virtù di questo istituto l'operatore può sanare questa carenza, può successivamente produrre la dichiarazione mancante o sanarla formalmente, pensiamo per esempio all'espressione la clausola di autoammonimento inizialmente mancante della dichiarazione sostitutiva, oppure produrre un documento di riconoscimento inizialmente non prodotto, oppure prodotto ma scaduto, oppure prodotto solo in parte, oppure pensiamo all'ipotesi di dichiarazioni che di per sé sono equivoche perché per esempio l'operatore non ha barrato, fleggato una delle alternative possibili. In questo caso è possibile col soccorso istruttorio restare in gara purché il requisito preesista. Il soccorso istruttorio può essere anche postumo, cioè si può applicare anche a valle della procedura di gara, dove dovesse emergere in quella fase, per esempio, che una dichiarazione che prima riguardava un terzo soggetto non è stata richiesta dalla stazione appaltante, tantomeno comprovata. Il soccorso istruttorio non può riguardare le offerte e soprattutto non è mai ammissibile il soccorso istruttorio laddove dovesse emergere la dichiarazione inizialmente presentata era affetta o era inficiata da falsità. Il mendacio non può essere sanato col soccorso istruttorio. In sintesi, alla luce di questi principi appena declinati, è possibile che in fase di controllo possa emergere la mancata esibizione di un documento previsto agli atti di gara, ma ciò potrebbe non essere un elemento invalidante o viziante la gara laddove questo documento era frutto di una superfetazione, cioè di una clausola eccessiva, inutile, sproporzionata, eccedente i limiti dell'ammissibilità e come tale affetta da nullità. È possibile ancora che negli atti di gara possa emergere che un operatore economico abbia successivamente, cioè oltre il termine prescritto per la domanda di partecipazione, prodotto un documento in aggiunta a quello inizialmente esibito. E ciò andrebbe verificato se è avvenuto in sede di soccorso istruttorio, cioè previo invito da parte della stazione appaltante a regolarizzare formalmente un dato sostanzialmente esistente. Si è passati quindi da una lettura degli atti di gara meramente formale a una lettura sostanzialistica delle clausole previste, oltre che i requisiti di partecipazione all'uopo richiesti.